c'era la città del passo del Fumetto di Sera, dove c'era appunto una divinità che cercava di, non mi ricordo assolutamente i nomi, cercava di ingannare questi due, dicono no, te li abbiamo riconosciuto per i passi, si riconosce come camminano, come camminano. Libro 17. Ma quelli che sono quelli a noi sarebbero sempre questi Elohim o si parla di angeli? Cioè, no, angeli, attenzione. Angeli è la traduzione greca del termine ebraico malachim, che vuol dire esattamente, cioè vuol dire portatori di ordini, portatori di messaggi. Poi noi gli angeli, per noi angelo significa un'altra roba, nella Bibbia no. Nella Bibbia significa esecutori di ordini e controllori per conto dei comandanti. Okay? Dopodiché, in tutte le Bibbie che avete in casa, c'è scritto che l'angelo disparve agli occhi di Gedeone. Sparì agli occhi di Gedeone, scomparve dagli occhi di Gedeone. In ebraico c'è scritto se ne andò camminando. Qui è come onnipotente, cioè siccome la Bibbia parla di Dio e i teologi hanno stabilito che Dio deve essere onnipotente, per forza ci deve essere onnipotente, ma non c'è. Siccome gli angeli sono entità spirituali, come se è che se ne vanno scomparendo? No, siccome gli angeli non sono entità spirituali, se ne vanno camminando. Se vogliamo chiamare il proprietario qui che ci dica cosa, anche visto che è ebreo, cosa vuol dire il termine Allah, ci dirà camminare. Daniele vede un Gabriel, cioè incontra un Gabriele, e lì ci vede arrivare un Ish, cioè, abbiamo visto prima, un individuo maschio. Ok? E voi nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto arrivò volando con leggerezza. Arrivò con volo leggero. Tu arriva appena adesso da una nazione anglofona e quindi mi dici cosa c'è scritto qui. Sono due parole. Questo qui sono uno dei tanti dizionari di etimologia ebraica che cita quel versetto lì di Daniele. E sentite come arriva questo angelo. Non lo so. Profondamente stanco. Molto affaticato, ma è scritto nei dizionari. Cioè questo Gabriele arriva, sta, me lo immagino anche sudato, e dice Madonna che fatica. Capite? Arriva stanco. Nelle Bibbie c'è scritto volando leggermente. Perché? Perché siccome è un angelo deve volare, ma siccome non è un angelo non vola. E se cammina si stanca. E in ebraico c'è scritto questo. Prego. Poc'anzi ci ha ricordato che appunto ci ha detto che la nostra razza è stata creata e addomesticata per un lavoro. Quale lavoro? Allora, per loro, lavorare per loro, come fanno tutti i governanti con i loro sottoposti. Produrre per loro benessere e ricchezza, potere. Poi ci sono tutta una serie di varie teorie, la Bibbia su questo non consente di formulare ipotesi, quindi io mi fermo. C'è chi dice che cercassero loro. Esatto, io ho letto qualche libro di Sittin e lui per esempio. Però anche. Cioè lì si racconta, al di là dei libri di Sittin, anche nelle traduzioni dei sumerologi accademici, che consiglio di leggere, sono pubblicazioni della UTA, eccetera, si dice che questi qui lavoravano e i loro sottoposti, cioè i loro, diciamo, i ranghi inferiori della loro gerarchia militare, erano sottoposti a delle corvée faticosissime. Per cui a un certo punto, non sto parlando di Sicin, sto parlando di traduttori, poi Sicin dice le stesse cose, ma così almeno siamo tranquilli. Questi qui si ribellano, perché queste corvée di lavoro erano per loro insopportabili. Nel corso di questa ribellione i due capi, che sono i due fratelli figli del signore dell'impero, hanno rischiato di venire ammazzati, cioè insomma i comandanti hanno rischiato di morire. Allora hanno detto qui dobbiamo trovare qualcuno che lavora per noi, perché qui le cose così non vanno. Uno dei due capi, quello che si chiama Enki, esattamente, ha detto ma qui c'è già uno che può lavorare per noi. Testualmente, è sufficiente che gli mettiamo dentro un nostro pezzo. E così hanno fatto. Nei racconti da cui deriva la Bibbia, che è una copia di quei racconti lì, ci sono scritti anche i tentativi sbagliati che hanno fatto. Prima di arrivare a produrre l'Adamu, non a caso lo stesso nome, l'Adamu, che era quello giusto, quello che funzionava. Ma nei tentativi sbagliati c'erano quelli che non riuscivano a chiudere le mani, quelli che non riuscivano a chiudere gli occhi,
quelli che non riuscivano a trattenere l'urina, quelli che avevano la colonna vertebrale storta, quelli che avevano la cassa toracica deformata, quelli che nascevano senza organi sessuali, poi sono riusciti a fare quello giusto. Esattamente come per la pecora Dolly, mi pare ne abbiano fatte 220 sbagliate prima di arrivare a fare quella giusta. Hanno fatto con noi la stessa cosa. In che epoca sarebbe da collocarsi l'intervento genetico? Allora, qui bisogna distinguere, per chiarire bene. La genetica parla della cosiddetta genetica ufficiale, della cosiddetta Eva mitocondriale, cioè il primo gruppo di femmine da cui derivano tutti i mitocondri che noi abbiamo nelle nostre cellule, perché i mitocondri possono essere trasmessi solo dall'ovulo femminile perché non entrano negli spermatozoi, e la collocano intorno al 250.000 a.C., cioè i primi esperimenti per produrre il sapiens. Poi la Bibbia ci parla invece di Adamo ed Eva, perché la Bibbia non si interessa di quei primi eventi lì. La Bibbia ci racconta la storia degli Adamiti, perché dicono gli Adamiti siamo noi, noi siamo la specie, quella fatta giusta, particolarmente pura dal punto di vista genetico con loro, e Adamo ed Eva potrebbero, e con ogni probabilità, essere collocati intorno al 4500-4200 avanti Cristo, cioè vicinissimi a noi. Questo da tutta una serie di conti che non abbiamo tempo di fare qui adesso, ma sono conti che derivano da varie fonti, e per esempio fare il conto all'indietro da quella che è la data del diluvio di cui parla la Bibbia, che non è il grande diluvio post-glaciazione, ma che è una alluvione localizzata, provocata per sterminare tutti quelli che stavano lì sotto, che si erano imbastarditi, cioè gli Elohim si erano imbastarditi con gli Adam, questo non andava bene, andavano eliminati tutti. Quindi hanno aperto le cataratte della diga che loro avevano costruito, ed è questo il racconto del primo capitolo della Genesi, non la creazione del cielo e della terra, ma la costruzione di una diga, e la bonifica poi di tutto il territorio sottostante, dove stavano quelli lì. A un certo punto hanno aperto le cataratte della diga e hanno ammazzato tutti quelli che stavano lì sotto, salvo qualcuno che ha avuto, a cui è stato affidato il compito di salvare il patrimonio genetico, e lì si parla soprattutto degli animali che loro avevano prodotto, cioè gli animali domestici. Tant'è che la Bibbia ci dice che Noè ha portato le coppie. Nei testi da cui deriva la Bibbia si dice che il Noè, che in quel caso si chiama o Utnapishtim o Ziusudra o Atrasis, ha portato i semi degli animali. La Bibbia dice che ha portato le coppie, i racconti più antichi dicono che ha portato i semi a coppie cosa sono? Non lo so. Facciamo finta che i racconti siano veri, non inventiamo nulla, mettiamo insieme le cose. Tant'è che appena finisce il diluvio Noè cosa fa? C'è scritto nella Bibbia. Prende un grandissimo numero di animali e li brucia agli Elohim. Ma ha fatto tutta sta cazzo di fatica per salvarli. Appena arriva sulla terraferma cosa fa? Li piglia e li ammazza? Era ovvio che era pieno di animali al di fuori di quella zona lì. Ha preso quelli e li ha bruciati. Tant'è che nel racconto, che è l'epopea di Gilgamesh, da cui deriva il racconto biblico, si dice appunto che il Noè sumero accadico ha preparato questo grande sacrificio e gli Anunna, che è il nome sumero accadico degli Elohim biblici, sono arrivati sul posto attratti dal fumo come mosche dalla carne, perché per loro quel fumo era irresistibile, non ce la facevano, era più forte di loro, il fumo del grasso animale bruciato per loro era una roba irresistibile. Nel libro nuovo che esce con Mondadori, dove proseguo nell'analisi su internet per trovare una risposta, c'era la domanda in sospeso sul modo di camminare, per questo ho detto tienila, dove proseguo e quindi riporto Tacito, Plinio il Vecchio. Per esempio Strabone ci parla dei riti compiuti dai Celti che bruciavano vivi i prigionieri ai loro dei. E uno dice, beh, ma erano dei barbari crudeli. No, perché Strabone ci dice chiaramente che quando li bruciavano vivi, siccome quei poveretti urlavano, ma loro stavano male nel sentire quelle urla, allora loro danzavano e cantavano per non sentire le urla, cioè non è che avessero piacere, ma dice Strabone, perché quel fumo era appetitoso per le loro divinità, esattamente come il fumo del grasso
biblico, Yahweh lo chiede continuamente perché era per lui appetitoso e lui dice ripetutamente: quel fumo mi calma. Era per lui nicoah, cioè calmante, rilassante. Nel Levitico c'è scritto che dice: brucerete a me il grasso che sta sopra i visceri. Nell'antica religione romana, le divinità romane, prima che intervenisse la cosiddetta interpretazione greca, eccetera, volevano l'apostrofo omentum, cioè il grasso che sta sulle viscere, esattamente come gli Elohim biblici. Nei poemi omerici questa roba qui è scritta più di 30 volte, cioè i teoi greci, gli dei romani, gli dei celti, gli Elohim biblici, non parliamo poi di tutti i racconti orientali dove lì è tutto ancora molto più esplicito, volevano tutti la stessa roba, volevano quel grasso lì, che per loro che gli fosse bruciato completamente, perché quel fumo li calmava. Che cosa mangiavano questi donne? Carne. Fumo? No, fumo era un così come magari uno fuma una sigaretta, per dire. Cioè era un complemento, non era il cibo. Se la carne era andata in fumo? No, difatti nella descrizione dei sacrifici c'è sempre la netta distinzione. C'era il grasso che copre le viscere, il grasso che sta sopra i reni, che distaccherai da sopra il fegato, quello lì me lo bruci tutto. Il resto veniva mangiato. Questo era una parte, perché l'altra parte era il grasso umano, soprattutto dei cuccioli di uomo piccolissimi, di 8 giorni, che lui si faceva bruciare, perché gli piacevano molto. Vorrei riprendere e rafforzare un'osservazione poc'anzi fatta. Ma perché esseri, facendo finta che esseri così avanzati, dovrebbero servirsi di trogloditi? Cioè, io immagino che il progresso porti a eliminare tutte le necessità derivate dal sfruttamento di altri. Siamo sicuri? Guardiamo la situazione attuale. Poi sono migliaia di anni avanti. Ci sono alcuni miliardi di persone che lavorano, perché pochissimi siamo. Ma qui siamo ancora nell'epoca dell'economia, noi non abbiamo tutto. Ma non è cambiato niente, siamo uguali a loro. Tra 1000 anni, io mi immagino che tra 100 anni loro lo facciamo, con una reazione nucleare. Attenzione. Facciamo finta che questi siano arrivati da un'altra parte. E facciamo un esempio. Prendiamo l'architetto Renzo Piano, il grande architetto del mondo. Ok? Con tutta una serie di... vabbè, poi alcuni può anche dire... facciamo finta che sia più famoso, dai, uno è più famoso. E con tutta una serie di attrezzature, con un po' di elicotteri, lo cagliamo in Papua Nuova Guinea, dove ci sono 700 e rotte popolazioni che vivono come al Neolitico, tra l'altro parlano più di 700 lingue diverse che non si capiscono tra di loro, e andiamo a vedere dopo 15 anni, o dopo 30 anni. Ci aspettiamo di trovare dei grattacieli in acciaio e plexiglass, o troveremo delle capanne fatte di legno molto ben fatte, molto articolate? Cioè, ognuno fa poi con ciò di cui dispone. Se questi sono arrivati qui, da un loro mondo che non so quale possa essere, e sono arrivati qui ovviamente con dotazioni limitate, poi hanno dovuto fare, tant'è che le grandi costruzioni dell'antichità mica sono in acciaio, sono in pietra. Perché? Perché la pietra è ciò che si trova qui ed è ciò che resiste. A me sembra quasi un gioco, cioè allora io vado a giocare a risico sulla terra, ecco, cioè la vedo più così. E se questi qui arrivassero da un posto che è stato da loro stessi distrutto? Ci vuole una limitazione comunque, un, come dire, io non so come si fa un computer, ma ho un computer e vengo trasferito in un posto dove mi dovrà da fare. Ci vuole una limitazione di base. Ripeto, se questi qui fossero i transfughi di un posto che è stato da loro stessi distrutto e quindi sono venuti via con ciò che hanno potuto portare, non lo sappiamo. Però io mi immagino che già con la nostra tecnologia, tra 100 anni... In una tavoletta sumero accadica che ho pubblicato, tradotta da 4 accademici, c'è scritto che gli Anunna, quando ancora non circolavano sulla Terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione.
Quindi si dice che arrivavano da un posto che era privo di vegetazione. Ora bisognerebbe stabilire se era privo di vegetazione perché loro l'hanno distrutto, oppure se lo era di per sé. Perché per esempio se noi leggiamo, io non so quanto tempo ho, perché sai io sono pericoloso, io vado avanti. Ma io direi sì, magari ecco, quanto tempo abbiamo? Posso avere un po' di acqua per cortesia, gasata? E sia fatto bene a fuori. Ovviamente questo non lo so, perché per dire sì o no dovrei saperlo. Quindi però non è un'ipotesi. È un'ipotesi, per esempio c'è un pastore presbiteriano, Barry Downing, che è teologo, ha lavorato in fisica, credente, cioè lui non cattolico, cristiano, nel senso presbiteriano, credente, quindi lui non ha dubbio, cioè crede in Dio, eccetera, ma lui non ha alcun dubbio, gli Elohim sono ancora qui e governano tutto. Una volta l'ho fatto e in effetti devo dire che il sistema finanziario che ci governa è quello descritto nella Bibbia, su questo non ci sono dubbi, proprio è descritto chiaramente nella Bibbia il sistema finanziario che ci governa, per cui ci sono quelli sopra e gli altri che sono schiavi, e sono lì che quando quelli sopra decidono di tirare il cappio, dice adesso tiriamo il cappio a quelli lì, poi questi qui li facciamo crescere un po', poi tiriamo il cappio a quelli là, non hanno inventato nulla, è stato scritto 3000 anni fa ed è così, tanto per loro i tempi sono diversi dai nostri, e quindi diciamo che dei loro rappresentanti stanno attuando molto bene le indicazioni bibliche. Quando loro hanno combattuto e combattevano ancora, e questo lo trovate nella Bibbia, tra di loro, con le loro armi, hanno rischiato di morire, cioè i capi hanno rischiato di morire. Noi leggiamo nella Bibbia appunto che sono state distrutte Sodoma e Gomorra, perché, cioè no, non leggiamo nella Bibbia, ci viene raccontato che sono state distrutte Sodoma e Gomorra perché c'erano dei sodomiti. E quindi Dio ha deciso di punire i sodomiti. Il fatto è che per punire i sodomiti Dio distrugge città, punisce i sodomiti maschi, punisce le femmine, punisce i bambini, punisce le bambine, punisce gli animali, distrugge tutto per colpire qualche sodomita. Il fatto che nel libro del Deuteronomio c'è scritto così, c'è scritto che Dio farà a dei nuovi che stanno per abbandonare delle alleanze ciò che ha fatto a Sodoma e Gomorra, che stavano abbandonando, cioè stavano cambiando l'alleanza militare, non era dei sodomiti, ma stavano abbandonando un'alleanza militare e si stavano legando un'altra. Questa roba qui è descritta nei testi sumero-accadici o assiri, Lamentazione su Nippur, Lamentazione su Ur, Lamentazione su Uruk, eccetera, 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 studiati dal professor Roberto Boncristiano, che mi ha dato anche tutti i suoi studi, e dove lì si dice chiaramente, parlando proprio di Sodoma e Gomorra e delle altre tre città, citate anche nella Bibbia, che uno di loro, che si chiamava Nabu, stava facendo cambiare alleanza a queste città. Un altro di loro, che si chiama Nergal, decide prima di arrivare alla distruzione di Sodoma, Abramo è seduto all'ombra della sua tenda, siamo nel capitolo 18 della Genesi, e vede arrivare tre Anashim, che è il plurale di Ish, cioè tre uomini, tre individui maschi. Li vede arrivare, capisce subito che appartengono a quel gruppo lì, tant'è che dice: signori miei, venite, rifocillatevi, lavatevi, mangiate, permettete che vi prepari cibo, bevande, e loro mangiano, bevono, si lavano, eccetera, eccetera. Dopodiché uno rimane lì con lui e due se ne vanno a Sodoma ad avvertire il nipote di Abramo, a dirgli: vieni via perché qui noi domani distruggiamo tutto. Quello che rimane lì è Yahweh, lo dice proprio la Bibbia, cioè Dio. E Dio dice: vabbè, allora intanto racconta e dice una cosa bellissima. Mi sono giunte delle voci su Sodoma per cui ho deciso di scendere a vedere. Cioè voi pensate, Dio che non sa quel che succede a Sodoma, gli arrivano delle voci e dice: è meglio che vada a controllare. Leggetela la Bibbia. E quindi dice: vabbè, adesso spiego ad Abramo che cosa stiamo per fare. E Abramo dice: no, ma un momento, senti, ma li vuoi uccidere tutti? Ma se per esempio ci fossero 50 giusti, la possiamo salvare? Lui dice: beh, se ci sono 50 giusti la possiamo, e se ce ne sono 30, e se ce ne sono 20, e se ce ne sono 10, e quindi fa una trattativa, no?
Il che vuol dire che Dio preventivamente non sa quanti giusti ci sono lì dentro, no? Perché altrimenti avrebbe dovuto dire no, guarda che giusti non ce ne sono, finito, no? E quindi insomma questi giusti non si trovano e quindi poi le città vengono distrutte. Ma com'è che si contano i giusti? Allora, siccome Yahweh aveva detto che il segno dell'appartenenza alla sua alleanza militare era la circoncisione è un segno che rimane nascosto ma che può essere controllato. Quindi i circoncisi sono quelli che appartengono a quell'alleanza militare sua. E quindi contare i giusti significava contare quelli che appunto avevano sulla carne il segno dell'appartenenza. E quindi bastava dire tira sulla tunica e vediamo se sei dei nostri oppure no. Ed è questo forse il motivo per il quale quando gli altri due, mentre Yahweh è lì che fa questa trattativa, va a Sodoma ad avvertire Lot, Lot anche lì li vede arrivare, è seduto alla porta della città assieme agli altri anziani, tutti capiscono che quei due appartengono a, appunto, ad un gruppo ben preciso, c'è sempre sospeso il discorso, ad un gruppo ben preciso, tant'è che li vogliono aggredire. Lot per salvarli li fa entrare in casa e offre, dice io ho due figlie, prendete le figlie, lasciate stare loro. Perché se questi andavano a contare i giusti si poteva contare in quel modo lì, sulla tunica. E allora questi possono benissimo avergli detto, sì, vieni qui che te lo faccio vedere.